Bella a tutti ragazzi, c'è iFlix che vi parla ed oggi siamo su una nuova serie, siamo su, sempre su FIFA e raga, ci tengo veramente un botto a questa serie, ci tengo veramente un botto. Quindi mi raccomando raga, condividete questo video a tutti i vostri amici a cui piace FIFA per un attimo vedere un supporto anche su FIFA, perché molti non guarderanno questo video perché non piace FIFA, però è una serie a cui ci tengo molto, quindi anche cediamo un attimino di variazione al canale. Ora porto Minecraft, porterò una volta a settimana FIFA, se vedo che vi piace anche due tre volte, però vi deve piacere una challenge, cioè porterò più vi non solo Minecraft. Quindi siamo in una carriera allenatore e non so se avete capito il motivo, un campionato al top. Ora vi spiego questo campionato al top cosa significa. Allora, andiamo nel campionato spagnolo intanto. Quindi noi andiamo nel campionato spagnolo, quindi cosa facciamo? Celta Vigo, ma che squadra di merda. Quindi Celta Vigo muore e si prende una squadra che, ecco, andiamo in Francia. PSG. Vai, ciao. Paris Saint-Germain si trasferì in Spagna. Il Malaga, che squadra babba. Ciao. A Monaco, vai, che schifo, Villarreal, cosa vuoi qua? Bayern Monaco, le trasferiamo. Quindi raga, faccio, cioè trasferisco l'italiano queste squadre e noi ci rivediamo tra poco. Ok raga, ho finito di mettere le squadre, noi abbiamo 500.000 euro come il budget della società, quindi non abbiamo praticamente nulla. Non so se vi ricordate questa squadra, l'abbiamo vista circa, no, l'abbiamo vista esattamente la settimana, no. Sì, la settimana scorsa. Quindi la squadra del vecchio pazzo. Ecco qua. Quindi difficoltà partita la lasciamo esperto. Minuti 5. Rigore finanziamento. Flessibile. Valuta euro. Stadio. No, non stadio. E per questa squadra ci va uno stadio di quelli epici. Qua abbiamo subito trovato. Quindi. Applica ed esci. Dopo. Competizione europea, prima stagione. Va bene, non lo so fare quello che minchia volete. Disattiva prima di messa in scala estiva. No, ok. Avanti. Quindi nome Francesco Petrarca. No, vabbè, scherzo. Nome. Vabbè, mettiamo tipo Giovanni. Aspetta, levati. Il maestro si mette così. Giovanni. Che sarebbe anche il mio nome per chi non lo sappia. Quindi Giovanni, e come cognome mettiamo Iflex. Allora, Giovanni Iflex. Quindi IFLE IX. Ok, stop. Fatto. Nazionalità? No, Inghilterra proprio no. Allora, Italia. Io sono Made in Italy, ecco. Made in Italy, camicia e cravatta, no, tuta. Completo. Colore completo, vabbè, blu marino, carnagione intermedia, tipo magro, ok, avanti. Poi, ok, è partito la squadra plus Gliwice nomina Iflex nuovo allenatore. Grande, grande, grande. La notizia incredibile. Quindi carica però una cosa col giorno, sempre se ci riesci. Sì, va bene, bravo. Finale guida da Nero amichevole pre-campionato. Non ne voglio fare, amico lì, pre-campionato. Anzi, lo facciamo perché ci danno i soldi. Ho cambiato subito idea, stranamente, perché si può cambiare idea nella vita. Però carico. Carica. Non vuole. Ecco, ha caricato. Quindi lo salviamo. Qua. Ok. Si chiama anche Iflex, non so cosa sto sovrascrivendo, cosa sto perdendo, però vabbè. Congratulazioni, va bene, vai agli inviti. Allora, trofeo dei campioni, 1.300.000, 1.400.000, questo qua ci danno più soldi, quindi partecipiamo qua. Ora, devo sistemare la squadra. E dopo, vediamo qui posso scenario. Vabbè, dai, sistemo la squadra e poi facciamo subito la prima partita, perché già vi siete rotti il cazzo, avete tutte queste notizie del cazzo. Ecco, ci rivediamo tra poco. Ok, siamo prontissimi per la partita. Siamo contro il Flat World Town, squadra di cinesi, credo.
Comunque noi siamo più forti, sistemato la squadra, potete vedere i giocatori messi in campo, ho anche fatto l'allenamento per farmi aumentare i giocatori, comunque vi consiglio di mettere i giocatori più giovani a fare l'allenamento. Sono il dribbling, mamma mia, e il tiro proprio all'incrocio. Ecco qua. Opzioni per iniziare la partita e si parte. Vai. Vai. Rimessa di Zivek, mamma mia come le batte le rimesse, incredibile che giocatore. Sale Sapientino, Michael, ancora Sapientino, destro, rete, Sapientino, proprio lui, il bellissimo, guardate proprio, il nome è un qualcosa di epico anche per lui, ecco qui i tifosi sono impazziti, il vecchio pazzo là che esulta, lo vediamo, ecco qua azione, partita dal fratello del vecchio pazzo, Sammentino, la gira, Michael, la mette in mezzo, Sammentino di piatto, incredibile, mamma mia, che giocatore, di gran classe, ecco qui vediamo che si sente tutto forte. Però vabbè, lui si può sentire forte perché. Ecco qui il vecchio subito va a pressare a 76 anni. Vediamo come corre. È una cosa incredibile. Veramente una cosa meravigliosa. Così impara. Vai, tu mettili in porta. Scusa, mai che la palla arriva in porta e la pari tu. Ma sei un nano, proprio il nanetto messo là. Cretino. Proprio, guarda, guarda. Il nanetto messo in porta. Guarda, non ci arriva a saltare. Sei un nano, un gnomo. Assurdo, ah, Sarcevic va bene, si sì, fatti tutto quello forte, ti fa vedere il vecchio, ecco qua, è partito, nel triplo a 10, mamma mia, 2, nel triplo a 3, mamma mia, tiro rete, Zivek, giocatore di 70, talento, futura promessa scoperta sempre dal presidente onorario, il vecchio pazzo che è sempre lì ad esultare. Eccolo lì, lo abbraccia perché vuole far vedere a tutti chi comanda. Eccolo qui, rivediamo il dribbla 1, nel dribbla 2, nel dribbla 3 e poi il tiro è rete. Eccolo lì il vecchio che già era in mezzo, pronto ad appoggiare la palla in rete in caso di respinta. Ecco qua, Sasa Zivek. Incredibile. Larga verso il fratello del vecchio pazzo, anche lui ci sono stati segni di miglioramenti. Il tiro! No! No! Mi hai deluso profondamente, mi hai deluso profondamente, dai proprio tu vecchio pazzo, sei il capitano, che cazzo fa, che cosa fa, cosa fa, cosa fa. Il vecchio pazzo, la gira sulla fascia, proprio per lui, Zivek, in mezzo, no, non ci posso credere, tira, no, no, non ci posso credere, raga, è stata una bellissima azione. Comunque, bellissimo primo tempo, veramente un primo tempo incredibile. Ma che cosa vuoi? Ma mi fanno vedere, sto handicappato, non è assurdo. Assurdo. Lokbro Ik perde 0-1, vabbè, poi le altre non ci interessano, perché Lokbro è un qualcosa di epico. Già il vecchio pazzo è stanco, porco due. Ecco qui, inizia il secondo tempo, è partito il vecchio, il fuori classe, nel dribbla 2, nel dribbla 4. Ancora, mamma mia, il dribbla a tutti. Incredibile. No, pensavo che era gol. Eppure si incazza, non si può fare niente. Vuole segnare per forza perché vuole vincere il capocannoniere. Dentro per il vecchio rosso Bruno. La prende. No, manco si è drogato. Sapientino. Madò, madò, madò. Che gol. Che gol. Che gol. Mi sa che lo vince lui il capocannoniere, altro che il vecchio pazzo. Ma no, ma raga, questo è stato un gol di degna fattura. Un gol di degna fattura, veramente un qualcosa di eccezionale. Questo è stato veramente un bellissimo gol. Rivediamo i replay. Il vecchio la dà in mezzo, l'orso Bruno la para. Qui è Sapientino, stop e tiro, mamma mia. Una fucilata, questo qui è veramente un bellissimo gol. Sarebbe successo nella realtà, sarebbe stato comunque un gol di degna fattura. Qui su FIFA, vabbè, possono capitare questi gol, anche se sono più raramente. Succede nella realtà, cioè tu vai in giro, ah bravo, ha fatto un gran gol. Ancora interceda la palla, il vecchio l'appoggia per l'orso Bruno, grande partita per il vecchio, ancora l'orso Bruno, nel dribbla 10. Il vecchio è un porca butta, il vecchio si sta incazzando perché non riesce a segnare sto pono. Ancora Zivek con uno dei suoi bellissimi grossi, eccoli qua, mamma mia, bellissimo. È un giocatore in mezzo per Sapientino ancora. Vuole fare la tripletta e ci riesce. Ci riesce per la tripletta, mandato in porta dal vecchio pazzo. Ovviamente raga, stiamo vincendo di
di alcuni gol di scarto perché stiamo giocando contro squadre stupide. Appena arriverà il campionato siamo contro quelle grandissime squadre. Lì è bello, lì diventa tutto molto interessante perché ci sono squadre veramente molto molto forti. Quindi il gol di Sapientino, tripletta, e credo che per adesso sia veramente primo per la gara per il capocannoniere, veramente talentuoso. Ancora Sapientino, dentro per Quasimo, l'ha fatto poco in questa partita, però vabbè. Sapientino ancora all'orso bruno, rete! 5-1, mamma mia, distrutti proprio, morti, cinesi scarsi. Ecco qua, l'orso bruno, mio zio è qui dietro, bravo, sì, se sono troppo forte, io non potrei giocare contro squadre di merda. 5-1 e vabbè, abbiamo già vinto. Non lo vedo molto in forma, Quasimodo, sinceramente. Però vabbè, c'è Zivek, gran partita per lui, quello è morto. Il dribble 1. E rete! Doppietta per Zivek, attenzione, nuovo fuori classe. Nuovo fuori classe, incredibile. 6-1, vabbè, ma raga. Sì che la squadra contro di noi è molto. Noi raga abbiamo veramente uno squadrone, quindi possiamo competere a livelli di quel campionato. Però qui ci mettono queste squadrette stupide. È un torneo tanto per guadagnare qualcosina, per comprarci un giocatore al posto di Zivek, oppure un qualche giocatore di riserva per far riposare gli altri. È finita! È finita! 6-1. Quando hai uno squadrone è difficile poter competere con. Ecco qua Sapientino contento e soddisfatto per la sua tripletta. Qui i tifosi in delirio per questo squadrone incredibile, guidato dal capitano vecchio pazzo, con 4 tiri, 3 gol, grandissimo, grandissimo. Adesso si butta di. Sì, ma che hai vinto la coppa che ci alzi il pallone, eh? Cioè, pare che hanno vinto la coppa che alza il pallone. Va bene. Va bene. Raga, noi ci rivediamo nella seconda partita. Quindi, raga, eccoci nella seconda partita. Siamo contro l'Obro, che prima la prendevamo in giro. Quindi vedremo se ora si vogliono vendicare sui giocatori. Però ci sono squadre sconosciute. Non so da dove stanno uscendo queste squadre. Ecco, qui Sapientino. Si sì, è tutto contento e soddisfatto. Interrompe la rincorsa. Non so come si dovrebbe fare. Vabbè, non l'ho mai fatto sinceramente questo allenamento. Ah, l'ho preso. Allora, vai, iniziamo la partita. Ok, battono loro. Ok, va bene, va bene. Dai, raga, io la voglio vincere il torneo, Attenzione, subito Zivek lo distrugge. Se ne vanta, ci ha fatto una cazzata eppure se ne vanta. Va bene. Rete! Che ha segnato l'orso bruno, anche lui due gol. Sapientino 3. Ah no, è Michael, ok. Va bene, va bene, va bene. Guarda, sono contento. È contento perché ha conquistato il gol dell'1-0, ha aperto le marcature e quindi è contento. Vai Michael, gira la palla, gran partita per lui. Vecchio pazzo, lo vede lo scatto di Zivek. Zivek anche lui, gran partita. Gran partita per Zirko, sbaglio segni, gran partita per lui, infatti ha segnato, gran partita per lui, ha fatto 3 gol in questo torneo e raggiunge a Sapientino con 3 reti. Comunque grandissima l'imbucata del vecchio pazzo, è andato proprio a prendere il suo inserimento, ecco qui il vecchio pazzo lo punta verso la porta. Calcio di punizione, attenzione a Sapientino, attenzione, tiro. Rete, mamma mia, che gol veramente incredibile, mamma mia, Sapientino mi sta stupendo veramente un botto, mamma mia, che gol, rivediamo il replay, veramente un gol epico, ecco qua, mamma mia, che gol, contro campo, mamma mia, come imposta l'azione, come manda i giocatori in porta. Eccolo qua, 4-0. Michael arriva a due reti in questo torneo. Quindi abbiamo Sapientino 4, Zivek 3, Michael 2 e poi abbiamo l'Orso Bruno ad un gol. Campionato a livello di gol. Attenzione, gran tiro, gran botta, incredibile.
Ecco qua, rivediamo i replay di questa gran botta sotto la traversa. Tiro insidioso. Stavo vecchio. Però vuole farlo sempre un gol. Mamma mia, che gol! Che gol! Che gol incredibile! Ha detto lo voglio fare un gol per far vedere chi comanda. E gli fa un gol incredibile. Guarda là come gode. Ah, fatelo pure io! Guardiamo i replay di questo gol. Allora, e dribbla uno. E poi il tiro sotto l'incrocio. Mamma mia che gol. Guardiamo qua. Sotto l'incrocio. 5-0. Distrutti pure questa squadra. Distrutta completamente. Sì, va bene, fatti lo scaltro Michael, ma ti ricordo che il vecchio passo ha fatto due gol, anzi un gol che ne valgono tre dei tuoi, non uno. Chi è questo? Guarda come corre, guarda. Ah, ti ammazzo. Ma boh, raga, per questo video di FIFA è tutto. Ricordo che questa serie ci tengo un botto, raga. Ci tengo veramente un botto. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Ricordo di condividere con i vostri amici a cui piace FIFA. E niente, raga, dai Flex è tutto. Ci vediamo la prossima settimana con un video di FIFA. E bella. Anzi, bella, no, biela, bella.